mio standard è quello di scrivere le lettere nella maniera più originale possibile, più dinamica possibile, più stilosa, ok? Qui non prediligo nessuna lettera in particolare, chiaramente scrivo di più il mio nome rispetto a qualcun altro nome, ed è forse anche questo il motivo per cui mi sono trovato una miriade di nomi un po' di anni, per la voglia di, insomma, fare tutte le lettere, giusto? Scrivere ogni tipo di lettera in ogni tipo di contesto, in ogni tipo di stile, collegandola a ogni diversa lettera che c'è prima, che c'è dopo, così studi dei loop nuovi, giusto? E ci sono diverse tecniche, puoi partire dal soft, giusto, che è lo stile che ci hanno insegnato i nostri maestri, anzi il nostro maestro, New York, che è lo stile più morbido, e da lì poi parti, uno stile molto particolare che ha creato la CKC su spunto di stili di Spider, il Bars and Arrows, lo stick, molto stretti, loopati tra di loro, con frecce, eccetera, eccetera. Ma non ti puoi fermare lì, per questo che io non vado oltre ancora, tecniche diverse. Se posso fare un pezzo più originale possibile lo faccio. Più originale possibile intendo quello fa la R fatta in quel modo. Io magari la faccio nello stesso modo, però la taglio qua, qua, qua. Ci faccio passare un loop dietro, così che quando lui la vede dice: cazzo, ho fatto la mia stessa R, però minchia me l'ha messa in culo, è più stilosa, giusto? E poi magari una volta scrivo RAE, parto dalla R, metto la E alla fine, ci metto la A in mezzo, così studio un certo tipo di loop, poi ci metto la A in mezzo, faccio la R e poi la E. Practice, praticare. La mia fissa è stata sempre quella di infrontarmi con la tecnica, di fare 10 pezzi e far pensare alla gente che questi 10 pezzi sono 10 varietà diverse, ma sono sempre io, you know? 100 styles, 100 stili, quanti cazzo ne vuoi. Esagerare, non puoi perpetuare sempre la stessa cosa. Puoi scrivere il tuo nome nella maniera che ti piace di più, lo puoi fare per 100 volte, ma non mi dire che almeno non ci pensi di fare qualcosa di diverso. Posso essere d'accordo con te se mi dici: scrivo il mio nome 100 volte nella stessa maniera perché voglio imparare a scriverlo benissimo in quella maniera, e poi quando l'ho scritto bene lo scrivo ancora meglio, allora qua ti seguo. E non mi dite che non è così. Secondo me la cosa bella dei treni è che i treni sono le radici, i treni sono la cosa più vera. Se non hai mai fatto i treni, sei un decoratore, sei un artista, non sei un writer. Se tu sei allenato, se tu sei un writer coi coglioni, il meglio lo tiri fuori sul treno, non ce n'è, sono tutte scuse queste. Se tu non hai le skill per tirare fuori il meglio del tuo stile sul treno, è un tuo problema, perché non hai le skill, non hai l'abilità. Io, il mio standard è sempre stato quello di arrivare sulla miera e fare il meglio di quello che posso fare. I miei pezzi migliori li ho fatti su treno, non su muro. Più o meno la stessa cosa, c'è sempre il lettering da evolvere,
in qualunque modo. Chiaramente sei più limitato, perché non è che hai tanti colori, non è che hai tanto spazio. Però il fatto che sei più limitato, se fai una tag figa, sei tanto figo. Io sono convinto che ognuno è il miglior maestro di se stesso. A me mi sono stati dati dei consigli agli inizi, però credimi, mi sono stati dati in un certo modo, nel senso, nessuno mi ha mai detto fai questo, fai quello. Io ci sono arrivato a capire fai questo, fai quello. Anzi, era più facile che qualcuno dei miei padri, tra virgolette, mi dicesse minchia che ferma marcia che hai fatto, fai cacare, proprio così. E io, cazzo, il giorno dopo la dovevo fare più bella, sennò ero il peggiore. E lo capivo da me, se facevo una firma bella o brutta, dopo un po' di tempo. Una firma, un pezzo, un troll, qualunque cosa. Questo voglio dire. Guardate bene cosa fate, se ci tenete. Se non ci tenete... E comunque, insomma, questa cazzo di battaglia con la TM è sempre aperta. E chi fa le regole sono i Wright. Fa bene, insomma, ti fa muovere per qualcosa di giusto, hai capito? Per qualcosa di genuino, che è esprimersi. Per cui, voglio dire, sei un Wright, dipingi, fai uno, anche se la gente dice sono dei disgraziati, sono dei delinquenti. Invece c'è un sacco di gente che dice cazzate, secondo me, perché quello che io faccio e quello che altri writer fanno è un modo di esprimersi, per cui va sempre bene. Il writing come la cultura in generale ti tiene. Molta gente, se non fosse stato un writer o se non fosse stato un breaker, così magari chissà che cazzo starebbe facendo adesso. Se puoi dipingere diversamente dagli altri, fallo. Non vedo perché tu debba fare un pezzo uguale a quello di un altro. Il bello è anche quello. Il bello è anche vedere il tuo treno passare o vedere il treno di un writer passare, non leggere la sua firma ma riuscire a dire ah sì, quello è lui, perché il suo stile è il suo marchio di fabbrica, capisci? Quindi differenziarti, far vedere chi cazzo sei col tuo stile, è la mentalità newyorkese della metà degli anni 70, non ce n'è. Quello faceva una lettera e il giorno dopo quell'altra la voleva fare ancora più figa e ancora più originale. È una battaglia, è una guerra.